ci siamo sentiti, ho detto bellissima, bella iniziativa, ci sono, e ho detto riusciamo a fare un autore, un classico, ma vivo, facciamone uno. No, perché in realtà lui mi ha detto facciamo un classico, io ho detto L'Isola del Tesoro, no, ho detto beh facciamo Dracula, l'avevi appena presentato, facciamo Frankenstein, no, allora ha detto no, voglio un vivo, e lui ha scelto Frankenstein, e ha scelto Stephen King, e ha scelto pure il romanzo, nel senso che ha scelto It, non è che mi ha detto no puoi venire per Emilio Verde, La Zona Morta, Misery Non Deve Morire, Stand By Me, cioè ha detto It. Ma allora, intanto con te andavo sul sicuro, qualsiasi libro avessi detto sapevo che, però voglio dire, se viene identificato e chiedi un titolo, 9 su 10 ti rispondono It. Poi stasera con te capiamo se ha torto o ha ragione. Però... No, i lettori kinghiani, quando gli chiedi il libro di King senza il quale non potresti stare, ti dicono It. Gli scrittori ti dicono On Writing, che è il suo saggio letterario dove spiega come scrive. Allora, intanto dobbiamo capire una cosa: quanti hanno letto It? 1, 2, 3, 4. Quindi allora io cercherò di non fare spoiler. No, ma gli altri, tanto perché gli altri, insomma. Stasera qualcuno mi ha detto non vengo perché mi fa paura. E quindi penso che sia stata una delle riserve. Quindi non farci paura. No, no, ma io la paura ce l'ho già sulla schiena, quindi l'ho già fatta vedere. Allora, in realtà, quando esce nel 1986 It di Stephen King, lui è già un grande autore, è già famoso e ha già pubblicato tutta una serie di libri che gli hanno cambiato la vita, nel senso che ha già pubblicato Carrie, ha già pubblicato Shining, ha già pubblicato La Zona Morta, ha già pubblicato due raccolte di racconti importantissime, insomma di novelle che sono A Volte Ritornano, ma anche Stand By Me, e ha già pubblicato persino Cujo e ha persino pubblicato già La Zona Morta. Questo però è un libro che fa da spartiacque tra il prima e il dopo di King. L'Ombra dello Scorpione l'aveva già pubblicata, era precedente a questo, ed è forse per struttura il libro più simile a It, nel senso che L'Ombra dello Scorpione racconta più personaggi in diversi periodi, e questo è un libro che è diviso in vari interludi molto diversi. Di solito lo descrivono come la Divina Commedia di Stephen King, ed è sicuramente il viaggio più complesso che lui ha fatto dal punto di vista narrativo, ed è un film che purtroppo al cinema è venuto malissimo. È venuto malissimo la prima volta quando l'hanno fatto sotto forma di serie TV con Tim Curry, l'hanno rimontato e l'hanno trasformato in un film ridotto, ma comunque non funzionava, anche se quel film e quella serie riguardano solo la prima metà del libro, cioè la parte in cui i ragazzi, i protagonisti della storia sono ragazzi, mentre invece la parte in cui sono adulti non ce la faceva vedere. Ma se il primo film era stato un film che non funzionava, soprattutto perché aveva un finale grottesco, perché quando il mostro appare in quelle versioni lì che sono tentacolari da ragno, il pubblico insomma non ci credeva. Io devo essere onesto, nonostante It 1, parte 1 e parte 2 siano stati due grandi successi di qualche anno fa al cinema e che abbiano colpito tutti gli adolescenti americani, li trovo orrendi entrambi. Per un motivo: non riescono a rappresentare la paura contenuta in questo libro. Nel senso che questo libro racconta cosa vuol dire avere paura e cosa vuol dire crescere con la paura. E far vedere le paure al cinema è sempre più funzionale metterle dietro una porta piuttosto che non far vedere dei mostri, perché se i mostri sono fatti bene, e vi faccio un esempio, il mostro di Alien, La Cosa, e sono visioni che vi spaventano e non dormite, oppure L'Esorcista con Linda Blair posseduta, sono scene particolarmente traumatiche per lo spettatore che lo colpiscono. Purtroppo le versioni orride e delle paure che sono rappresentate nei due hit cinematografici non spaventano, sono piene di sangue, ma non spostano niente dal punto di vista visivo. E quindi il motivo per cui non ce la fanno è che la forza del sostrato della paura di questo libro è enorme. Cioè, questo è un libro che scava
oltre che nelle paure di King, nelle paure dei lettori. Lui cominciò a lavorarci nel 1978, anche se il libro poi uscirà nell'86, ispirandosi al ciclo di Lovecraft dei miti di Cthulhu, e quindi alla possibilità che esistano delle creature millenarie, spaventose, che vivono nel sottoterra, ma che vengono forse da un altro mondo o da altre realtà, che possono ogni tanto apparire sulla terra e portare via le persone, farle sparire, trasformarle, ucciderle, trasformarle in loro servi, insomma fare tutta una serie di cose. Allora, perché vi spiego questa cosa di Lovecraft? Perché il cattivo al quale viene dato il titolo dell'opera, che è It, che non è un nome qualsiasi, vuol dire esso, vuol dire la cosa, insomma tradotto in inglese, è già un titolo spaventoso anche per come lo si scrive, nel senso che sono una I, una T, di solito che si bagnano nel sangue, visivamente sono già molto forti da far vedere ai lettori. E questa entità che vive probabilmente in una situazione di trasporto da un passato in cui è arrivata nella città di Derry e vive nelle fogne, è molto simile ai mostri che ci racconta Lovecraft nel suo ciclo. Oltre a Lovecraft, che è sicuramente uno degli ispiratori della storia di King, e King questo ce lo dice esplicitamente, c'è anche una piccola storia abbastanza stramba che racconta di tre caproni che devono attraversare un tunnel. Per attraversare il tunnel devono essere sottoposti a una specie di indovinello da parte di un malefico troll, e se non rispondono a questo indovinello faranno una brutta fine. Gli indovinelli sono una delle caratteristiche del personaggio di It, e è un personaggio che spaventa i lettori fin dall'inizio, perché ha una prima incarnazione che apparentemente è un'incarnazione innocente, cioè incarna il personaggio del clown Pennywise. Per gli americani il clown Pennywise è un'immagine solare, divertente, sono abituati a vedere anche quel tipo di clown vicino ai McDonald's, per darvi un'idea, e quando King deciderà di usare un altro clown similare, racconterà proprio un clown assassino dei McDonald's in un successivo romanzo che si chiama Mr. Mercedes, dove questo serial killer mette la maschera del clown e ammazza le persone investendole con una macchina. Per i bambini il clown è positivo, non è negativo, fa ridere, fa divertire. Invece in questo romanzo un clown di questo genere non lo vorreste mai incontrare, perché vi può brancare, vi può sbranare, vi può ammaliare e divertire per 5 minuti e fare a pezzi 30 secondi dopo. Ma la caratteristica di It è di non essere solamente un clown. It probabilmente è una creatura che è arrivata dallo spazio, che è arrivata in una data non ben precisata all'inizio del Settecento a Derry, che è la piccola città maledetta dove ha deciso di annidarsi, e ogni 27 anni lui fa una strage di ragazzi, di giovani e di persone che in qualche modo lo fanno entrare nei loro sogni e lo trasformano nella loro ossessione. Ma It non ha solo la forma del clown. It all'interno della storia diventa un lupo mannaro, diventa una strega, diventa il mostro di Frankenstein, diventa un vampiro, diventa una sanguisuga, diventa un fantasma, diventa il vostro vicino di casa assassino, cioè incarna tutte le paure possibili dei protagonisti della storia. E il libro gioca sul fatto che da bambini noi abbiamo paura del buio, abbiamo paura di quello che c'è sotto il letto, abbiamo paura delle case abitate da cose misteriose, abbiamo paura dei vicini di casa, ma soprattutto a scuola noi abbiamo paura dei bulli e abbiamo paura di quelli che ce ne combinano di ogni. E il bullismo è una delle altre caratteristiche del libro, nel senso che nel libro da una parte ci sono questi ragazzi che sono considerati degli sfigati, dei perdenti, adesso si direbbero nerd, e che i perdenti è il nome che si danno, che in realtà incarnano l'immagine di tutti quelli che ogni giorno vengono presi in giro dai propri compagni di classe. E i compagni di classe di questa storia sono tremendi, fanno degli scherzi terribili a questi ragazzini, arrivano persino a incidere sulla pancia di uno di questi le sue iniziali, a inciderle con un coltello.
e non si fermano lì, nel senso che i teppisti della storia, più va avanti la storia, più diventano cattivi, più diventano terribili, e quando anche uno di loro finirà in manicomio perché è ritenuto responsabile di tutta una serie di omicidi, uscito dal manicomio, la situazione non cambierà. Il tema del bullismo è un tema presente in tutta la narrativa di King, e se avete letto Stand By Me, anche in Stand By Me è molto presente, è uno dei temi più toccanti anche per i ragazzi dei giorni nostri, che sono abituati al bullismo e che per la prima volta sentono parlare di bullismo a scuola, sia quando gli parlano di cyberbullismo, sia quando gli parlano di cosa può succedere in classe, come si può essere presi in giro durante la refezione, durante le pause. King questa cosa l'aveva già raccontata nel 1986, perché purtroppo nelle scuole, soprattutto della fascia che va dalle medie al liceo, fare scherzi alle cosiddette matricole è una cosa normale. Quando io ero ragazzo, io facevo il liceo, c'era un giorno innominabile per tutti i quartini che era San Firmino. San Firmino era il giorno in cui ti fermavano e con qualcosa di indelebile ti segnavano tutto il corpo, no? Non era una cosa molto simpatica, soprattutto quando ti trovavi qualcuno che ti faceva il disegno di un enorme attrezzo maschile sul braccio e ti scriveva cazzo di razzista. Un mio compagno, questa cosa gli è successa, ha avuto dei problemi per 3-4 mesi per tutto quello che gli era successo dopo che gli avevano inciso questa roba sul braccio. E tra l'altro è andato talmente in depressione che un giorno si è bloccato davanti alla lavagna e non si riusciva più a spostarlo. Il ragazzo che gli aveva fatto quel terribile scherzo è andato in down lui, perché si sentiva responsabile di tutto quello che era successo al mio compagno di banco. Questo ve l'ho raccontato perché quando King racconta quelle scene terribili, anche di tortura fatta ai ragazzini da altri ragazzi un pochino più grandi, sono purtroppo scene alle quali assistiamo ancora oggi, che sono scene di razzismo, di prese in giro e oltre, di persone che sembrano diverse dagli altri, perché portano gli occhiali, perché magari sono di colore, perché magari guardano gli altri in maniera strana, perché balbettano, insomma, perché hanno dei difetti che non li considerano nella normalità, una normalità che però viene valutata da bulli. Allora, vi ho parlato dei bulli perché i bulli sono l'altra componente cattiva e apparentemente malefica del libro, e i lettori, man mano che la storia va avanti, si chiedono perché questi ragazzini si comportano così. Allora, scopriranno che alcuni di questi ragazzini hanno subito violenze a casa, e quindi questa situazione ovviamente è nata in casa e si scatena sul fatto che loro si devono in qualche modo vendicare di altri ragazzini che invece non hanno fatto niente, che non hanno niente a che fare con loro. Ma man mano che il libro va avanti si scopre che questi ragazzini sono malvagi, perché l'entità malvagia che sta sottoterra a Derry li ha contaminati e in qualche modo li ha affascinati e li ha portati ad essere dall'altra parte, a stare con lei. Perché man mano che leggete il libro voi scoprite che non solo questi ragazzini si comportano così perché It in qualche modo è in contatto con loro, ma anche il genitore che violenta la figlia, anche il vicino che spacca la testa alla vicina, sono in qualche modo collegati con It, perché non sono totalmente liberi di fare quello che vogliono e il male è entrato in contatto con loro. Questo male appare ogni 27 anni, è partito con un grande incendio che ci viene raccontato, con dei bambini che sono bruciati vivi, il male si è nascosto nelle fogne, e però Derry continua a avere questo rapporto col male. Il libro continua a essere scandito anno per anno da fatti terribili, che in parte noi ascriviamo a It, ma dall'altra parte noi cominciamo a pensare, e scopriremo alla fine della storia, quando il paese brucia e viene eliminato dalla faccia della terra, che probabilmente il male vero era la stessa città di Derry, che conteneva questo male e lo preservava e lo distribuiva con le persone che ci vivono. Il libro King lo dedica esplicitamente ai suoi figli, e lo dedica ai figli perché vuole spiegare come il rapporto con la paura cambia tra quando siamo bambini a quando diventiamo grandi. Perché quando siamo bambini abbiamo certe paure sensibili che ci aiutano a crescere e a conoscere il mondo.
e sono paure fondamentali. Sono paure che ci spaventano, ma che ci fanno capire che la mano nel fuoco non ce la devi mettere perché si brucia, e che devi evitare di stare da solo con degli sconosciuti perché potrebbe succederti qualcosa di terribile. Tutte queste paure servono a creare la crescita dei bambini, e i bambini hanno il vantaggio rispetto agli adulti che con le paure ci convivono. A un certo punto, quando hanno superato il fatto che la paura ti costringe a farti la pipì addosso, hanno capito che la pipì addosso non se la devono fare più e possono affrontare la vita in un altro modo. E i bambini hanno un'ingenuità, una capacità di shining, come racconta King, per cui a un certo punto la paura la devi superare, la devi capire, e possibilmente, quando la paura è hit, la devi combattere. I protagonisti della storia, i perdenti, quindi che cosa fanno? Hanno un percorso di crescita dove combattono contro le paure che si trovano man mano, che sono le varie incarnazioni che ha IT. Ma quando si accorgono che se loro vanno d'accordo, se loro si parlano e loro chiariscono tra di loro che la paura l'ha incarnata IT, ma quella paura, quella visione in realtà non esiste, loro questa paura la possono vincere. Soprattutto se si alleano tra di loro, se sono una squadra, e se pensano magari di combattere questo essere maligno armandosi di fionde e di proiettili magari d'argento, che nella tradizione insomma possono sconfiggere il male. E questi ragazzi a un certo punto diventano più forti di IT, nel senso che sono capaci di smembrarlo, sono capaci di attaccarlo, sono capaci di combatterlo, cosa che un adulto non potrebbe fare. E difatti la seconda parte del romanzo ci racconta cosa succede a questi ragazzi 27 anni dopo, quando sono cresciuti e quando la maggior parte dei loro, che ha dimenticato apparentemente le paure, non sarà più in grado di gestire le paure, tanto che uno dei protagonisti si suicida prima ancora di arrivare a combatterle. Perché? Perché ci dice King che quando diventi grande non hai più lo stesso rapporto con la paura, e questo rapporto con la paura cambia e ti impedisce l'essere cresciuto di essere così naturale come tu lo eri da ragazzo, e quindi di guardare in maniera anche fantastica, fantasiosa e persino magica il mondo. Quindi i bambini, che apparentemente sono quelli innocenti, quelli più fragili, quelli che potrebbero morire, quelli che non hanno forze di difesa, in questo libro sono i più forti, sono quelli che possono cambiare il mondo, mentre gli adulti che si sono fatti corrompere da IT o si fanno spaventare da IT di nuovo non riescono a uscirne perché hanno altri traumi, e questi traumi si chiamano droga, si chiamano alcol, si chiamano depressione. Sono tre cose di cui parla King che distruggono poco per volta i suoi protagonisti, fino a che a un certo punto non decideranno di combattere in altro modo, insomma, i sopravvissuti, di affrontare con questo rito quasi di sangue che si chiama rito di Chad, che loro fanno, che ricorda un po' i riti indiani, eccetera, che permetterà a questi adulti da una parte di tornare bambini e di percepire le cose come una volta, e dall'altra di trovare una forza nuova per farlo. Una delle altre tematiche ricorrenti nei temi dei libri di King, sapete che di solito King racconta uno scrittore che non sa scrivere, uno scrittore fallito, che gli mancano le storie, che si trova in un mondo da raccontare che ha qualcosa di strano. Anche qui c'è un bambino che nasce come bambino balbuziente e poi diventa scrittore, che ci racconta man mano le vicende di Derry, e che è il bambino che in qualche modo chiude anche il romanzo spiegando come per mantenere vive certe situazioni bisogna guardarle con gli occhi da bambino, e quindi che il rapporto con la scrittura diventa un rapporto anche per guardare le cose in un altro modo. King fa con questo libro un'operazione narrativa incredibile, perché poi tra un interludio e l'altro fa citazioni musicali che vanno da Bruce Springsteen a Eddie Cochran, cita i libri di sangue di Clive Barker, cita Emily Dickinson, cioè tutti quegli autori che secondo lui possono essere collegati col percorso che lui fa fare ai lettori. Io non so quanti di voi abbiano visto Shining o abbiano letto Shining come romanzo, ma quella storia ci racconta la storia di un bambino che è dotato di questo shine particolare, per cui vede i morti, parla con i morti e ha una visione della realtà dove capisce cose che gli altri non capiscono,
e questo bambino vive un'avventura pazzesca perché viene portato in un hotel infestato dai fantasmi che lo overlook da un padre che poco alla volta diventa preda dei fantasmi. Ecco, questo padre è esattamente uguale agli adulti di It, nel senso che non ha la forza di sconfiggere le paure. E King poi ci fa un ulteriore passo su il protagonista di Shining. Scrive, a distanza di anni, un secondo romanzo che si chiama Dr. Sleep, dal quale è stato tratto, tra l'altro, un film, secondo me, bellissimo, cinematografico, perché è una sorta di prequel e sequel di Shining, dove lui ci spiega che Danny, il protagonista di Shining e di Dr. Sleep, è cresciuto, è diventato adulto e ha dovuto imparare a combattere le paure in un altro modo, come i protagonisti di It. E questo personaggio diventato adulto ha combattuto l'alcol, ha combattuto la depressione e ne è uscito. E come ne è uscito? Diventando l'infermiere che va a aiutare le persone morenti nell'ultimo istante in cui devono lasciare questo mondo. E lo fa accompagnandoli alla morte. Quindi questo bambino diventato adulto ha scoperto che non bisogna avere più nemmeno paura della morte, ma si può accompagnare gli altri dall'altra parte. Peccato che esistono alcune persone che quel momento distante in cui passi lo usano per toglierti l'anima e per toglierti l'ultimo respiro. Quindi lui dovrà combattere questa congrega di personaggi che va a togliere l'ultimo respiro della vita a queste persone. Ma Danny, diventato adulto, è molto simile ai bambini diventati adulti di It. Passa la stessa situazione, si trova nella stessa esperienza. Adesso vi vorrei leggere un paio di cose. Allora, questi non sono i palloncini di It, eh? Sapete che It per avvicinare i bambini usa palloncino rosso? No, sono semplicemente dei post-it per leggervi un paio di cose che secondo me sono essenziali, perché poi io non devo farvi spoiler sul libro, se no non diventa, insomma, appetibile per voi di lettore. Allora, dedico questo libro in segno di gratitudine ai miei figli. Mia madre e mia moglie mi hanno insegnato a essere uomo. I miei figli mi hanno insegnato a essere libero. E poi ci sono i nomi: Naomi Rachel King a 14 anni, Joseph Easton King a 12 anni, Owen Philip King a 7 anni. Ragazzi, il romanzesco è la verità dentro la bugia. E la verità di questo romanzo è semplice: la magia esiste. Questa è l'apertura, dove lui ha già spiegato tutto sostanzialmente, e la chiusura lui la mette in bocca a uno dei suoi personaggi, che è lo scrittore di cui vi parlavo, ed è la stessa filosofia quella che ci viene raccontata. Si sveglia da questo sogno incapace di ricordare esattamente che cosa fosse, a parte la nitida sensazione di essersi visto di nuovo bambino. Accarezza la schiena liscia di sua moglie che dorme, il suo sonno tiepido, e sogna i suoi sogni. Pensa che è bello essere bambini, ma è anche bello essere adulti ed essere capaci di riflettere sul mistero dell'infanzia, sulla sua credenza e sui suoi desideri. Un giorno ne scriverà, pensa, ma sa che è un proposito della prima ora, un postumo di sogno, ma è bello crederlo per un po' nel silenzioso pulito del mattino, pensare che l'infanzia ha i propri dolci segreti e conferma la mortalità, e che la mortalità definisce coraggio e amore, pensare che chi ha guardato in avanti deve anche guardare indietro, e che ciascuna vita crea la propria imitazione dell'immortalità, è come una ruota, o almeno così medita talvolta Billy Denbrung, svegliandosi il mattino di buon'ora dopo aver sognato, quando quasi ricorda la sua infanzia e gli amici con cui l'ha vissuta. Allora, questo è un libro importante, non solo per King, ma anche per i lettori, nel senso che è un libro vita, dove c'è un inizio e una fine, dove a un certo punto ognuno di noi si immagina non solo Derry, ma le paure sue, quelle che non vorrebbe incontrare. È per questo che nessun film può renderci le nostre paure, perché mentre lo leggete, al di là dei mostri in cui si trasforma It, ci metterete il vostro inconscio
ed esploderà pagina dopo pagina all'interno di questo romanzo. È un libro che non si dimentica, è un libro che i lettori rileggono, perché quando sono cresciuti, se l'hanno letto da adolescenti, si chiedono se proveranno la stessa emozione che hanno provato da bambini. È un libro che lo stesso King, per la sua forza, non è più riuscito a scrivere così, perché in quel periodo era un periodo in cui beveva, fumava, assumeva sostanze di un certo tipo, quindi era un King anche che guardava il mondo con altri occhi sostanzialmente. Però è un libro al quale lui ha sempre confessato di dovere non solo il cambio di prospettiva con i lettori, ma anche il cambio della propria vita. Una delle scene più emozionanti del libro, quella che tutti si porteranno a casa quando l'avranno letta, è quella dell'inizio, dove c'è il piccolo Giorgi che si è fatto preparare questa bellissima barchetta di carta da suo fratello, se l'è fatta sistemare con la colla, perché ognuno di noi ha sempre sognato di preparare una barchetta e di farla andare sull'acqua, sul laghetto, di non vederla affondare. Allora, questa barchetta è perfetta, è grande e giusta, c'è il giusto rivolo d'acqua che attraversa la strada e Giorgi è entusiasta, suo fratello non sta bene, lui è l'unico che può uscire e il fratello lo guarda dalla finestra mentre lui esce con questa barchettina, c'è il suo impermeabilino giallo e la fa andare lungo la via e la barca corre, 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 corre finché non arriva in uno scolo e finisce dentro. Per il bambino la disperazione, nel senso che la cosa più bella del mondo per lui è finita lì dentro. E però lì c'è una mano amica che salta fuori, che gli fa un sorriso e questa mano amica è It, che dopo pochi minuti se lo porterà dentro nelle fogne. Il sogno si infrange immediatamente. Ma tutta questa storia che però ho contato all'inizio, in realtà non è tutta fatta, inventata da King. Io credo che voi almeno una volta nella vita avete letto Il soldatino di stagno. E che fine fa Il soldatino di stagno? Non è su una barchetta che va con questa specie di maligno che lo vuole far affondare, eccetera. Che differenza c'è tra quello che ci racconta Andersen e quello che ci racconta Stephen King? È che Stephen King ha letto Andersen, ovviamente, e lo fa volontariamente, ribandarci con la stessa barchetta dove non c'è il soldatino ma c'è il piccolo Giorgi che la sta seguendo e c'è un essere malvagio che nella storia di Andersen è quella specie di giocattolo diavolo che salta fuori, che si offende perché il soldatino di stagno ha più attenzione di lui. E qui It vuole più attenzione per sé, perché il male vuole più attenzione per sé. Ovviamente King è un grande lettore, è un grande appassionato di letteratura e quando uno va a leggere dei libri come Unwriting e Dance Macabre ci svela anche il suo prestige, no? Dove è andato a prendere i trucchi, che cosa ha letto, cosa gli è piaciuto, e gli piace farlo. È una cosa che fa molto bene e lo fa con entusiasmo. Questo è uno dei pochi libri di King che non ha una sua introduzione, che diventerà invece una delle caratteristiche di alcuni dei libri successivi, quella della famosa lettera ai cari lettori che lui fa portandoli nelle storie. Qui non ne ha bisogno, basta quell'incipit dedicato ai figli che vi ho letto per portarvi già nella storia, basta il fatto che la pagina dopo lui cita Born to Run di Springsteen, che per gli americani all'epoca era già uno dei grandi miti, e quindi voi siete dentro nella storia e da questa storia non sparite. Allora, io nella mia esperienza devo dirvi che come intervistatore ho sognato di fare un'intervista singola a Stephen King e qualche anno fa ero riuscito con Roberto Santachiara, che era il suo agente, a organizzare questo incontro che sarebbe avvenuto nella casa di King, dove avrei potuto intervistarlo e visitare la sua biblioteca. Purtroppo una settimana prima di questo incontro che avremmo dovuto fare e per il quale avremmo dovuto registrare uno speciale per la Rai, l'agente di King è morto per infarto. Questa cosa ha traumatizzato totalmente King, l'intervista è saltata e io per anni poi ho riprovato a fare questa intervista, ma non c'era più un interlocutore per organizzarla in quel modo. Ma arriva la notizia che King viene in Europa e viene a presentare Dr. Sleep. Allora io chiamo Spelling & Kuffer e gli dico: ragazzi, ma non si può fargli un'intervista per la Rai e anche magari per qualche quotidiano? Fa: ah, no, purtroppo è stato selezionato un solo giornale italiano
che andrà a intervistarlo. Dico, vabbè, ma farà una monografica, una roba, non lo so, andrà solo questo giornale. Allora, l'incontro da King fu organizzato a Parigi. A questo incontro presenziarono 65 giornalisti con la possibilità di fare un'unica domanda. Curiosamente il servizio di Repubblica conteneva 12 risposte, cosa che mi chiedo, almeno avresti dovuto dire che le altre 11 domande non le avevi fatte tu, cioè le aveva fatte qualcun altro. Ma battuta a parte, su questa cosa qua io scopro che Stephen King accetta di fare l'incontro col pubblico e che l'incontro si fa al Cinema Rex e che chi riuscirà a procurarsi i biglietti potrà essere uno dei 300 fortunati che entreranno in quella sala per vedergli presentare Dr. Sleep. Io, Simone Sarasso, lo scrittore, ci mettiamo in coda in attesa che la FNAC stacchi i biglietti di prenotazione e prendiamo i biglietti. Prendiamo i biglietti che ci garantiscono non solo che andremo al cinema a vederlo, ma che avremo la possibilità di avere il libro, in francese ovviamente, non in italiano, e 25 di noi la copia autografata. Allora, non posso dirvi di aver preso la copia autografata, non sono stato dei fortunati che ce l'hanno. Io nella mia collezione ci ho autografato da King The Killer Inside Me, che è uno dei più grandi romanzi scritti da Jim Thompson, con la sua prefazione e la sua dedica personale, che ho preso all'asta per salvare la libreria del giallo alcuni anni fa, per cui un autografo di King in casa ce l'ho, su un libro particolare, ma ce l'ho. Allora vado all'incontro. Prima dell'incontro possiamo prendere visita dentro a questo cinema bellissimo di Parigi, dove c'è la storia di tutto il cinema, perché lì fanno tutte le anteprime cinematografiche. E mi metto in coda. Immaginatevi che la coda per vedere King non era come stasera. C'era un isolato di Parigi con tutta la gente in coda per vederlo. Il pubblico che si scambiava le opinioni sui libri letti. Ma cosa presenterà stasera? Che cosa dirà? Ah, ma io sono andato a vederlo a Monaco l'altra settimana, ho fatto la coda. Cioè, come i concerti delle rockstar, fondamentalmente. Ed era molto carino perché il pubblico era educatissimo, tutto in fila, tutto a posto. E King arriva con questo minivan nero e scende. E fa questa cosa, io fate conto che sarò stato là in fondo, però notiamo tutti questa roba incredibile che scende senza bodyguard e contemporaneamente, oltre che scendere senza bodyguard, dà la mano a tutti quelli che ci sono, firma un tot di autografi senza fare la coda, saluta e entra con una naturalità che io non vedo mai fare a nessuna persona, neanche di quelli che sono di youtuber, eccetera. Cioè, di solito c'è sempre il codazzo, i paparazzi, le cose. Invece King se l'è gestita da solo. Come si è gestito questo incontro con 300 lettori da solo? Lui ha cominciato a raccontare cose che gli piaceva raccontare sul libro, sulle sue emozioni, sulle serie che gli piacevano, eccetera. E poi ha detto, e adesso partite con le domande. Date la mano e lui rispondeva. Cioè, immaginatevi, 3 ore, allora i 61 giornalisti una domanda a testa, i 300 potevano chiedere qualsiasi cosa. Cioè, dentro a quello spazio lì, lui era più interessato a parlare con i 300 fan che non con i 61 giornalisti, perché lui, rispetto ai fan, ha una devozione totale nei suoi lettori, perché la sua fortuna è legata a loro, sono loro che costruiscono il suo immaginario. E lui ha ancora oggi una cosa incredibile che mi è stata confermata da un ragazzo scozzese 2 giorni fa che sono andato a Novara. Lui accetta ancora che se tu vuoi fare un film da una sua storia, basta che gli dai $1 per avere la prelazione di questa. Tu gli mandi il soggetto, gli chiedi se lui è disposto e gli mandi $1. Se il soggetto gli piace, tu puoi essere anche uno sconosciuto, poi ti darai tu da fare per trovare il produttore, o magari capita in alcuni casi che ti dà una mano anche lui, però anche solo per l'idea lui accetta questa scommessa. Ecco, lui con i lettori ha sempre accettato questo, e in questo libro lui accetta con i lettori la scommessa di tornare bambino, di raccontare una parte della sua infanzia nascosta in questo libro, perché Derry, per certi versi, ricorda Bangor nel Maine, dove lui è cresciuto. Quando lui racconta il personaggio di Bol Bunyan, che è un boscaiolo nel quale si incarna a un certo punto It, ma che è anche una statua che è all'interno del paese, e vabbè, ma quello è un posto che lui conosce molto bene. Quindi
quando lui entra in contatto con noi, condivide qualcosa con noi, che al contrario di quello che fa It, che è in negativo, quello che condivide King è sempre in positivo con il lettore. Anche quando è un trauma, anche quando è una storia triste, anche quando è qualcosa di tragico, condivide qualcosa che noi possiamo avere vissuto. In particolare lui è passato dall'alcolismo, è passato dall'abbandono da parte del padre, è passato dal bullismo che ha subito quando era ragazzo. Quindi tutte queste cose che lui ci racconta e che ne metabolizza rendono ancora più vivi i suoi romanzi. In più lui è un grande raccontatore, ha un modo di scrivere particolare, e l'edizione di King, che adesso questa non so se è stato ritradotto, infatti sono curioso di vedere se questa edizione è ancora quella originale, sì, è ancora quella originale. Allora, dovete sapere che tre quarti dei libri di King sono stati tradotti sempre dallo stesso traduttore. Questo signore, che era un genio, si chiamava Tullio Dobner, e i lettori di King lo hanno sempre adorato come traduttore. Sostengono anche che quando sono cambiate le traduzioni con altri traduttori non sono riusciti ad avere la stessa voce di questo traduttore. Ma c'è una cosa che vi svelo rispetto a Dobner, che ha tradotto questo libro. Dobner non aveva ovviamente motori di ricerca, non c'era Google, non c'erano legami a internet nel 1986 di nessun tipo, e traduceva i libri in una maniera particolare che permetteva a questi libri di essere libri racconto fiume. Cioè Dobner prendeva l'opera in americano, tenete presente che esce nell'86 negli Stati Uniti e in Italia esce nell'87, quindi di solito King ci arrivava a distanza, mentre adesso esce in contemporanea. Una volta c'era sempre un anno e mezzo di distanza tra l'opera americana e l'opera italiana. E lui come li traduceva? Prendeva l'opera originale e la leggeva ad alta voce, traducendola ad alta voce in simultanea. C'aveva di fianco a lui una segretaria che stenografava e batteva a macchina tutto quello che lui traduceva, ma non si interrompeva. Immaginatevi tre ore di lettura traduzione dall'americano, perché poi erano delle sessioni di tre ore, una pausa, tre ore, un'altra pausa, eccetera. Perché l'idea di Dobler era di avere una narrazione fluida di racconto. Ecco, questa narrazione è quella che King riesce a fare come testo. Quindi quando lo leggerete, immaginatevi questo signore che raccontava a sua volta quello che leggeva in presa diretta. Poi veniva ovviamente riletto, ricorretto, eccetera. Però in genere la traduzione era buona alla prima. Nelle prime edizioni di alcuni dei romanzi, per problemi editoriali in italiano, sono state tolte alcune delle liriche complete delle canzoni, perché non si pensava che facessero parte della narrazione. Invece King ce le metteva. All'epoca non c'era ancora il copyright per l'uso delle canzoni, per cui non c'era l'obbligo di dover mettere solo 5 righe o 6 righe, perché sennò si paga il copyright per la canzone. Per cui in alcuni dei suoi romanzi ci sono testi interi di Springsteen, testi interi dei Ramones, per dire. In questo caso c'è una poesia intera di Emily Dickinson. E io vorrei chiudere, se volete, poi se avete curiosità ve le chiedo, perché poi raccontare troppo secondo me diventa anche rovarvi il piacere della paura, che penso proverete, nel senso che appena arrivate a casa qualche cosa uscirà da questo libro e non saranno i miei palloncini rosa, ovviamente. E le poesie nei libri di King sono parte del libro, non sono messi lì perché c'è da riempire una pagina bianca. Questo è il terzo interludio. Sorse un uccello sul sentiero che io vedevo e non notai. Spezzò un lombrico in due e crudo lo mangiò. Questa è una vita interrotta, raccontata da Emily Dickinson, come in questo interludio si interrompono le vite di alcuni dei protagonisti, e si interrompono per sempre.
lui ha sempre avuto la caratteristica di scandire con poesia o con canzoni quello che avremmo letto dopo. Sono degli incipit, dei preludi molto importanti. Si possono anche analizzare indipendentemente dalla narrazione, ma non sono da dimenticare, come le canzoni o le ballate che ogni tanto si trovano nei libri di Tolkien, perché fanno parte del libro. Molti lettori pensano che sono messe lì casualmente, io invece questa cosa ci tengo a sottolinearla, perché è importante. Come quando lui cita una canzone dentro la storia o cita un romanzo, lo fa volontariamente per portare il pubblico ad ascoltare quella canzone mentre si legge il romanzo, o a leggere quel romanzo, quel racconto che lui cita per fare un altro viaggio. Chiudo con un esempio sull'ultimo libro di King, che adesso è primo in classifica, che è Fairy Tail. Quel libro è dedicato a tre personaggi particolari, nel senso che è dedicato a Howard, che è il papà di Conan, è dedicato a Burroughs, che è il papà di Tarzan, ed è dedicato a Lovecraft, perché sono i tre numi tutelari secondo i quali lui ha scritto il libro. Ce n'è un altro, che scoprirete alla fine del libro, che è un altro suo autore cult, che è Tolkien, al quale lui però ha dedicato in parte un ciclo ritrasformato, che è la Torre Nera, perché la Torre Nera nasce dall'incrocio tra la visione del buono e il cattivo di Sergio Leone e la narrazione del Signore degli Anelli, che sono i due immaginari cult. Mentre questo, come vi dicevo prima, nasce da una storia di troll e di caproni e da una rielaborazione di Lovecraft. Io direi che adesso potete andare a casa con le vostre paure, se ce la fate. Gli ostesi? Ci è dato un po' di incubo. Tu te lo ricordi dove eri quando lo leggevi? Sì, allora me lo ricordo perché ero ancora a casa dei miei. Fai conto che io all'epoca avevo 18 anni, non avevo ancora iniziato l'università, ma avevo una fortuna pazzesca, perché il mio papà lavorava in Bompiani, Sonzogni, Etas Libri, e aveva come referente, amico, che gli aveva fatto leggere per la prima volta Stephen King, Linder, che è stato uno dei primi agenti letterari italiani. Quindi mio padre, quando andava a lavorare, anche se lavorava per una casa editrice concorrente, tornava a casa con i libri di King da farmi leggere. Questo però è il primo che ho comprato, perché io ne avevo già ricevuti un altro paio precedenti che mio padre aveva portato a casa. Io non gli avevo detto che mi ero messo a leggerli, mi erano piaciuti un casino, quindi questo non in questa versione qua, questo è il pocket tascabile che costa 21.500 lire, ma che mi sono ricomprato. L'originale ovviamente ha una sovracoperta diversa. Sono legato a King anche perché, a questo libro, perché ho perso un ring letterario parlandone. Sono andato sino a Campobasso, è stata una giornata, cioè venendo qua mi sono perso in tangenziale, ma vabbè, ma per difendere questo libro davanti a 400 persone a Campobasso ho avuto un'epica avventura, che fu questa: chiusero l'aeroporto di Linate, ci mandarono a Malpensa, arrivammo a Napoli che non c'era più il treno, ci caricarono su una macchina, la macchina si ruppe a metà strada e ci mandarono una jeep dei carabinieri a recuperarci per andare a fare il ring letterario, io e l'arbitro di questa cosa qua. Contro di me salì sul palco Giampiero Rigosi, che se non avete mai letto vi consiglio di leggerlo, che scrive tra l'altro con Carlo Lucarelli la serie di Coliandro, per darvi un'idea. Allora, Giampiero riuscì a viaggiare in treno da Bologna tranquillo. Io arrivai a Campobasso in una situazione da delirio che mi portò a arrivare 10 minuti prima dell'incontro. Allora, io ho perso, nel senso che dovevo difendere questo libro e lui invece dimostrò che doveva essere una cagata. E siccome i lettori votavano per alzata di mano, sono uscito, insomma, particolarmente triste. Quindi quando lui mi ha chiesto "vai a riraccontare It", è stata la rivincita, no? Poter tornare anni dopo a raccontarlo in chiave positiva. Quando l'ho letto per la prima volta, devo dirti che non l'ho finito, sono onesto. È stato un libro che io, quando l'ho letto, mi sono fermato alla parte adolescenti, perché ero in quella fascia lì.
poi l'ho finito dopo, l'ho finito, fai conto, 3-4 anni dopo. Mentre L'ombra dello scorpione l'avevo finito tutto, immediatamente, questo probabilmente all'epoca mi aveva colpito di più per la prima parte, mentre la seconda parte io ero rimasto un po' dubbioso sul fatto del ma ce la deve proprio mettere, cioè questa è la mia. Poi dopo, quando sono cresciuto, ho detto cazzo, però geniale che ce l'abbia messa anche la seconda parte, per cui non posso dirti che l'ho finito tutto immediatamente, mentre gli altri, Cugio, Pissimiteri, eccetera, Cristine, tutti d'un botto, questo è stato quello dove ci ho impiegato un po' di più a entrare, come il ciclo dove probabilmente mi trovo un po' meno dentro è quello della Torre Nera. Ma questo, per esempio, è un libro che a distanza di anni scopri, rileggendolo, che gli ha costruito l'architettura per fare poi il successivo Cose Preziose, che esce 2 o 3 anni dopo, che ha una tematica molto simile, nel senso che in Cose Preziose non c'è It che corrompe la città, ma c'è questo signore che arriva a aprire un negozio di oggetti dove corrompe tutti tramite gli oggetti che gli manda a casa. E quel libro lì mi aveva colpito perché mi immaginavo cosa sarebbe successo a me se entravo in un negozio e compravo l'oggetto sbagliato e tornavo a casa. Anche perché c'era una scena pazzesca di due sciure che stendono i panni e che cominciano a litigare e una fa a pezzi con una mannaia all'altra, no? Da un momento all'altro, prima si dicono buongiorno, come va? Sta stendendo i panni. Allora, anche in questo ci sono delle scene tremende. Ma l'altro, rispetto a questo, mi era entrato in un altro modo. Questo qui invece, rileggendolo, mi fa ancora più paura, soprattutto ho letto adesso, perché adesso sono adulto, quindi devo ritrovare lo shine, devo trovare un modo per difendermi, cioè non mi basta il rito di Chad, hai capito, per difendermi, mentre invece su Cose Preziose so che basta non entrare nel negozio, hai capito, o hai eliminato, perché poi credo che ognuno di noi quando legge King poi lo paragona alla vita normale. E qui la cosa tremenda è che ognuno di noi ha delle paure e sa che sarebbe meglio non toccarle. Invece il libro ci spiega che queste paure devono restare con noi, fanno parte del nostro DNA, sono la nostra forza. È quando le dimentichiamo che diventiamo fragili, è in quel momento che It in qualche modo ci può attaccare. Perché fondamentalmente, leggendolo poi, non ci interessa più se It è un marziano che è arrivato e che è riuscito a convivere perché ha sfruttato le fogne del paese per arrivare in tutte le case e nascondersi. Cioè, la cosa che ci interessa è: ma perché abbiamo paura? E che cosa succede quando cresciamo da bambini e diventiamo adulti? Cosa ci ricordiamo di più di quando eravamo bambini? I nostri sogni o i nostri incubi? Perché gli incubi sono una cosa che o ti ci pacifichi in qualche modo o ti distruggono. Poi c'è una serie meravigliosa che questa cosa qua ce l'ha portata in casa, che è Nightmare, che insomma ci spiega anche dove dagli incubi si può non uscire, insomma, quella con Freddy Krueger. Ma quando l'ha scritto King, ovviamente Freddy Krueger doveva ancora arrivare, arriva poco dopo di questo libro qua, e quindi qui lui fa dei passi in avanti. Poi tenete presente che è un libro degli anni 80, quindi racconta anche gli anni 80, ed è un libro abbastanza particolare per poterli analizzare. Per King questo è un libro prima e dopo, per lui e per i lettori, perché è vero che anche Shining è un libro prima e dopo, però questo è un libro proprio dove lui cambia stile, prenderà altre vie, insomma. Dopo cambierà di nuovo pelle, perché è un autore che a un certo punto non sarà più un autore horror, sarà solo un grande narratore americano, perché se prendete Il Miglio Verde o prendete Le Ali della Libertà non sono degli horror, e se prendete anche 21, 11, 65, insomma quello su Kennedy, è un grande romanzo americano sulla morte di Kennedy sostanzialmente. Questo è un libro però dove lui impara a gestire una struttura di tanti personaggi incrociati in una maniera più complessa di quello che era stato L'ombra dello scorpione, perché i personaggi li segue nel tempo. Quindi quando lui farà Dr. Sleep, con Dr. Sleep farà lo stesso meccanismo con i protagonisti di Shining,
trasportati poi in un'altra storia, però lo farà con un libro separato. Qua invece fa tutto in un unico libro, il che rende ovviamente la lettura di questo libro un po' più complessa che non leggere due libri separati, ed è il motivo per cui probabilmente quando l'ho letto la prima volta mi sono fermato lì. Però devo dirvi che io ho visto mia figlia che se l'è divorato, perché aveva odiato l'adattamento cinematografico, ha detto ma che brutto sto film, io ho detto senti leggi romanzo, e mia figlia è partita dicendo ah papà ma già solo la scena dell'inizio è un'altra cosa. Dico certo, è un'altra situazione ovviamente. Poi dopo mi racconterete se lo rileggerete o lo leggerete per la prima volta, se questo libro di King vi fa ancora paura oppure no. Sicuramente a Giorgio fa paura. Temo di sì. Ma nella sua immensa produzione è sicuramente il numero uno, perché c'è una frangia di pensiero che dice l'ombra dello scorpione. Allora, no? Io sono, se mi dici gusto personale, l'ombra dello scorpione per tutta la vita, ti direi l'ombra dello scorpione, anche se il problema dell'ombra dello scorpione è che è monco, nel senso che lui aveva scritto 70 pagine in più. Io ho letto anche la versione deluxe con le 70 pagine in più, è meglio senza le 70 pagine in più, cioè quelle 70 non ci non allunga un po' troppo, guarda che devo lei quella lunga, no, io l'ho trovato un po' troppo, cioè ho capito perché il suo editore gliela tagliate sostanzialmente, però secondo me l'ombra dello scorpione con Mama Abigail e tutta una serie di cose per i lettori è veramente un'altra cosa. Scusa, sono in più alla fine? Sono... No, sono montate nel romanzo, tagliate un po' all'inizio, un po' in mezzo, un po' alla fine, cioè non è un taglio... Perché l'editore gliel'aveva tagliate, ma gliel'aveva tagliate. E anche lui... montato completamente? Non gliel'ha rimontato completamente, però è un libro più lungo, più complesso. Ovviamente per i lettori che hanno letto il primo libro, rileggerlo, o c'hai tanta voglia di leggere un altro libro di King così denso, oppure magari qualche parte sei un po' più critico nel leggerlo. Però se tu mi chiedessi, allora, il libro indispensabile di King per scrivere un libro è On Writing, assolutamente. Qualsiasi scrittore vuole scrivere un libro, secondo me deve leggere quello. Poi io ho una teoria, al di là della mia passione per l'ombra dello scorpione e per Il miglio verde, ma anche per Misery non deve morire, che sono tre libri che mi piacciono tantissimo, King secondo me è ancora più bravo nelle novelle, cioè Stand by Me, A volte ritornano, o anche Tutto è fatidico, dimostrano che lui nel formato da 80 pagine o da 60 pagine è imbattibile, perché non deve allungare il brodo, non deve aggiungere niente, non deve montare nulla. Mentre, se ti devo dire una cosa, in It a un certo punto la trasformazione del mostrone con il ragno, con le uova eccetera, la trovo un po' troppo, cioè per me, per il lettore. Mentre se leggo Le ali della libertà non gli tolgo una virgola, se leggo Il metodo di respirazione non gli tolgo una virgola, L'allievo non gli tolgo una virgola, perché sono perfetti, sono lineari. Ma lo stesso King ha sempre raccontato che per lui la forma novella è quella perfetta, e che negli Stati Uniti la forma novella è apprezzata molto, è considerata la pietra di paragone per un romanziere. In Italia, quando parli di racconti, perché le novelle sono assimilate ai racconti, non hanno lo stesso spessore. Sono stato molto contento che una novella strepitosa come Elevation, che è una delle ultime che lui ha pubblicato, sia uscita in formato piccolo, da sola, senza niente in più, perché ha esaltato il valore di quell'opera raccontata proprio in breve. Nei romanzi lunghi lui ogni tanto qualcosa perde, è normale, ma lui l'ha sempre raccontata questa cosa qua, che nell'incedere della storia gli può succedere. Ma il lettore kinghiano è talmente contento di quello che lui gli ha dato, che se anche c'è un mostro alla fine e non ci sta, ti faccio l'esempio della chiappa sogni per dire, ma il lettore non si arrabbia, è stato con lui talmente tanto tempo che è talmente contento di tutto il resto, che se anche King sbaglia qualcosa lo perdona. Cioè il lettore kinghiano veramente è con, in un legame quasi simbiotico con l'autore, e non riesce a dirgli no.
Lui ha sbagliato anche dei romanzi, lo ha anche ammesso, sono stati scritti in periodi sbagliati della sua vita, ma ogni volta anche un brutto libro di King ha delle grandi intuizioni. Allora, non so quanti abbiano letto Il gioco di Gerald, per dire, che è un'opera incredibile, tutto girato in una stanza con una legata in un letto, capito? Cioè, tutto il romanzo lì, cioè, solo il fatto di averlo architettato è una roba diabolica per l'idea che gli è venuta. È ovvio che mantenere la suspense per un romanzo lungo così è complicata. Se avesse fatto un'opera breve era un po' più semplice. Però tutti i lettori, se dici Il gioco di Gerald, se lo ricordano. Cioè, sanno che l'ha scritto lui e sanno come l'ha scritto. Lui poi può cambiare stile, perché per esempio nel Miglio Verde diventa uno che scrive un romanzo a puntate con la tecnica del feuilleton, facendo in modo che ogni albetto, perché anche in Italia ne scriveva uno ogni settimana, fosse autoconclusivo, fosse collegato. Ecco, quello perché lui ha la caratteristica che sa scrivere le novelle, sa scrivere i racconti. Poi può decidere che in un racconto lui riscrive Richard Matheson oppure riscrive Bradbury perché gli piace Bradbury, ma lo fa volontariamente, decide che prende un'opera di un narratore americano che lui amava, la riscrive a suo modo, e da una parte è King, dall'altra è un omaggio a questo grande narratore, perché lui è un grande anche riscopritore di altri autori, è un grande promotore. È ovvio che nella pancia, per esempio, di It, voi trovate altre cose che il lettore, se non avesse letto King, probabilmente non avrebbe mai né ascoltato né letto. Quindi, anche quando un libro di King, devo essere onesto, può risultarti imperfetto, non completamente convincerti, anche solo per la prefazione che lui ci mette, io il mio dollaro glielo do volentieri. Cioè, è proprio imprescindibile. Ma è una roba che non è che la faccio solo io, siamo milioni che sappiamo che i libri di King, come dice King, hanno quel gusto di caffè Starbucks che è sempre quello e che non ti tradirà mai, perché lui fa questo paragone anche quasi commerciale, ma lui non è commerciale, perché ormai ha superato anche il discorso del devo fare un best seller, può fare qualsiasi cosa vuole, vende talmente tanto. E poi soprattutto c'è una cosa che anche quando l'ho visto in pubblico raccontarsi, lui conferma: uno, li ha sempre scritti tutti lui, anche quelli sbagliati, e due, lui non potrebbe vivere se non scrivesse. La scrittura è il suo modo di vivere, è il suo modo di stare con le sue paure, con i suoi incubi e in qualche modo di superarli. I lettori kinghiani sanno che lui è sopravvissuto a un incidente di macchina terribile, perché c'era questo tipo che girava col minivan col cagnolino, il cagnolino a un certo punto si è svegliato e gli fa e King è stato investito. King è finito in ospedale, il proprietario del minivan qualche mese dopo è morto in circostanze misteriose e King si è comprato il minivan. Cioè, King è anche quello che ha avuto la tipa che è entrata in casa sua con una specie di bomba per minacciarlo, perché sosteneva che lui aveva comprato, copiato le sue storie. In realtà nella scatola c'erano delle gomme e degli elastici, non c'era niente. Lui ha vissuto le lettere di minaccia dei lettori. Non è un caso che abbia scritto Misery non deve morire. Nasce da un'esperienza personale, molto personale, che lui condivide con i lettori. Il fatto che lui è disponibile a incontrare i lettori, ma può capitare anche il lettore matto che pretende da lui altre cose, no? Che è lo stesso che fa la protagonista di quel libro lì. Non staccate mai King con la sua vita da King e quello che racconta, perché c'è sempre un momento della sua vita che entra in queste storie e lui di solito lo spiega ai lettori, non tira mai indietro la mano, o lo spiega nelle interviste o lo spiega nella postfazione o nell'introduzione. Cioè, ha un desiderio anche di raccontarlo perché sa che alla gente fa piacere che lui lo racconti, ma questo fa piacere soprattutto a lui, cioè svelare che cosa c'è dietro. È ovvio che per chi legge King è una miniera di cose che scopri. In più c'è anche da parte dei lettori il desiderio di avere tutto King. Se posso, ogni volta che mi posso regalare un King che non ho, me lo compro, me lo metto là, tanto lo leggerò, no? Prima o poi. È ovvio che è impossibile averlo tutto. Cioè, nonostante io ne abbia tantissimi,
devo dirti che due o tre pezzi mi mancano, perché poi ci sono cose che escono in maniera strana. Allora, per dire, il saggio sulle armi che lui ha scritto, che è bellissimo, che è uscito anche in italiano, dove lui spiega perché gli Stati Uniti non dovrebbero permettere di avere le armi libere da acquistare, l'ha pubblicato un piccolo editore napoletano e un editore indipendente che si autofinanziava, e che King, quando ha scoperto che esisteva, gli ha mandato un messaggio dicendogli: io avrei qualcosa da darvi da pubblicare, e gli ha dato questo suo libro, che l'hanno pubblicato solo loro, non lo può pubblicare nessun altro, l'hanno pubblicato solo loro in Italia. L'ha fatto per un gesto di volontà nei confronti di un piccolo editore di Napoli, indipendente, che faceva questa cosa qua. Allora, lui decide di fare una cosa, la fa. Di recente è andato in tribunale a difendere il suo editore perché era entrato a far parte di una multinazionale dove il suo editore americano non sarebbe stato più libero di decidere i titoli, indipendentemente dalle vendite. Allora lui è andato in tribunale a dimostrare che gli editori devono essere liberi di pubblicare indipendentemente se l'autore vende 5 copie o 500.000, perché se no, dice lui, uno come me che ha debuttato 60 anni fa non avrebbe mai potuto pubblicare un romanzo. Allora non era tenuto a farlo, lo ha fatto per un desiderio di libertà intellettuale, no? e libraria. Ecco, la cosa di King è che tu quando lo leggi sai che è un uomo libero, che esprime le sue opinioni, che quando c'è anche da dire qualcosa sugli Stati Uniti che non è esattamente gradevole, lui l'ha sempre detta. Fa parte di quei grandi narratori americani che si espongono in pubblico, che non hanno paura delle loro opinioni e che dall'altra parte non vogliono nemmeno catechizzare i propri lettori e obbligarli a pensarla come loro. Lui, per esempio, non si è mai messo sui social network, no? Si era messo solo su Twitter. Quando Twitter però lui ha scoperto che veniva manipolato dal punto di vista dei testi, si è tolto da Twitter. È stato il primo promotore mondiale del Kindle, cioè del motore di lettura elettronico per gli ebook. E io quando sono andato a vederlo a Parigi ha letto in inglese dal suo Kindle, ma perché nella sua idea Kindle non doveva diventare un mezzo che ci entrava in casa e ci usava, doveva essere un mezzo di libertà come le biblioteche per poter leggere più libri sostanzialmente. Solo che questa cosa è crollata il giorno in cui tutti i lettori di Kindle che avevano scaricato all'inizio migliaia di titoli gratuiti si sono visti togliere dalla propria libreria George Orwell, in particolare Il Grande Fratello e La Fattoria degli Animali. Perché furono tolti dopo essere stati dati gratuitamente? Perché erano ancora sotto copyright e quindi non si potevano concedere gratis. Ma la cosa tremenda fu: ma io ho preso dei titoli e tu che me li togli sai che io ho dei titoli, quindi la mia privacy non esiste più. È lo stesso motivo per cui quando gli U2 hanno regalato il loro disco su iPhone, gli utenti su iPod, gli utenti di iPod si sono arrabbiati perché si sono trovati sì un disco gratis, ma non l'avevano chiesto. E chi gliel'ha messo era entrato nel loro personale iPod e aveva violato la loro privacy. Lo stesso era successo per Kindle, e quindi anche lì lo stesso King, rispetto a questa cosa qua, che ti trovi già qualcuno in casa che ti condiziona, c'è rimasto, perché invece per lui era un veicolo di lettura gratuita e di promozione gratuita. Cioè, poi lui spesso anticipa queste cose qua. Allora, c'è un film che vi consiglio di vedere, è appena arrivato su Netflix, si chiama Mr. Harrigan Phone, è tratto da un suo racconto. Allora, la storia è questa: Donald Sutherland decide di farsi leggere una serie di libri, è l'uomo più ricco del paese, da un bambino. Ogni giorno questo bambino gli va a leggere Lady Chatterley o altre storie e gliele legge ad alta voce. Ogni giorno che va legge 4-5 ore. E perché il vecchietto sostiene che sentire i libri ad alta voce è un'altra cosa, no? Farseli raccontare. Il ragazzino a un certo punto regala al vecchietto un iPhone. Gli regala un iPhone e lì nasce un dialogo bellissimo, che è nel racconto, ma lo trovate anche nel film, dove il vecchietto gli dice: vabbè, ma allora io adesso non leggerò più i libri, userò questa cosa qua. Ah, ma ci sono anche le notizie economiche, sì.
Ah, però se questa diventa la mia unica fonte, e quindi le notizie che mi arrivano tramite questo, io non leggo più i giornali, cioè questa è la verità, come distingo io tra la realtà e la finzione, tra quello che mi vendono sulla macchinetta e quello che non esiste? Quando vedete questa scena, io ho visto cosa è successo a casa mia con i miei figli, che hanno fatto sparire subito i cellulari, e mia moglie, che è rimasta allibita, mi fa: Mizzica, ma questo fa, sì, ma è anche il signore che ha scritto un romanzo che si chiama Cell, che è il primo che racconta la pericolosità del cellulare. Tutti impazziscono in quel libro, diventano degli zombie per uno squillo che è arrivato dal cellulare, fondamentalmente. Allora, lui ha delle antennine molto avanti anche rispetto alla tecnologia, e questo lo ha raccontato nei suoi libri. Quindi non sottovalutate quello che leggete, nel senso che quando uno mi dice Stephen King è solo un autore horror, dico: ma magari dovresti leggerne 3 o 4, poi ne parliamo, hai capito? Cioè, nel senso che, indipendentemente dalla sensibilità, perché It è un libro profondamente horror, e quindi se vi piace, vi piace, se non vi piace, pazienza, però il tema delle paure, della crescita, dell'infanzia, del bullismo, eccetera, sono tematiche sulle quali sicuramente siamo tutti sensibili, siamo tutti disponibili a un dialogo e a sentire certe cose. Lui riesce a farlo tramite narrativa popolare, e lo fa volontariamente tramite la narrativa popolare. Vi aggiungo, non per dire leggerli in originale meglio eccetera, in originale scrive benissimo, cioè indipendentemente dalle traduzioni italiane, e non a caso per tradurlo ultimamente hanno preso Luca Briasco, che è bravissimo ed è un esperto di narrativa americana incredibile, e per alcune storie hanno usato Roberto Bui, che è Wuming 1, cioè non hanno scelto dei traduttori qualsiasi, perché non è facile nemmeno tradurlo, come per anni Cormac McCarthy lo traduceva Raul Montanari, per darvi un'idea. Cioè, anche nel passaggio della lingua c'è sempre un minimo di adattamento, anche magari un minimo di trasformazione, però se il traduttore è un traduttore fedele, questa lingua poi la sentite. Insomma, anche la lingua di King è importante, non solo le storie. Insomma, avete capito che sono un kinghiano de ferro, eh? Ci ho scritto anche un libro molti anni fa. Io sono molto contento che di averti chiesto di parlare di It, perché poi sapevo che ci facevi innamorare di King, e quindi ti ringrazio. Tu quest'anno sei già venuto, questa è la terza volta, la prima volta è il commissario De Vincenzi, il secondo ci hai portato quel magnifico libro illustrato sulla, che c'era l'isola del tesoro, che volevi replicare, esatto, Long Silver. Però so, ma hai anticipato, che potremmo vederci più avanti, allora, con una cosa bellissima. Allora, adesso che speriamo che vada in stampa, perché già devo arrivare domani alle prove di stampa. Comunque, ho chiuso assieme a Luca Fassina e a Sergio Seghetti un libro che si chiama Milano Sound System, che è un libro illustrato e narrato che racconta 100 anni di musica a Milano, dove ci sono dentro tutti quelli che hanno cambiato la storia della musica a Milano, da Celentano, Ornella Vanoni, a Cocchi, a Vecchioni, a Finardi, a Camerini. Ognuno di loro racconta che rapporto ha avuto con la città e che rapporto ha avuto con la musica. Ci sono anche musicisti contemporanei, rapper, cioè c'è anche Mischeta, per dire, ci sono i Lacuna Coil che fanno metal, perché l'idea era di raccontare a 360 gradi questa cosa qua. Abbiamo avuto persino un discografico, che è Grammy Torici, che è quello delle edizioni Curci, che è quello che ha i diritti di Modugno, ma anche di Vasco Rossi, che ci ha spiegato com'è il mondo delle edizioni musicali. Poi ho scelto di avere il produttore dei dischi dei Muse, che si chiama Tommaso Colliva, che è anche quello che ha prodotto il Calibro 35, ma c'è anche Mauro Pagani, c'è Franz Di Cioccio, c'è Mussida. Insomma, abbiamo incontrato una serie di personaggi particolari che hanno raccontato la città in 100 anni. Ci sono foto, biglietti di concerti, per cui non so, c'è il racconto del concerto di Bruce Springsteen fatto da Claudio Trotta, quello celeberrimo di San Siro, c'è Oreste Del Buono che smonta il mito del concerto di Bob Marley e racconta che non è sopravvissuta neanche l'erba di San Siro, c'è Umberto Simonetta
che invece ci racconta Celentano in questo libro. Abbiamo una parte dedicata a Iannacci Cocchi e Renato, firmata da Beppe Viola, figuratevi, e lo stesso Cocchi che si racconta in prima persona, perché l'idea era di poi vabbè, intervista anche a Iannacci eccetera, ma tutte recuperate perché ovviamente Iannacci è morto e anche Beppe Viola e Simonetta, però grazie alla collaborazione insomma di una serie di personaggi siamo riusciti a raccontare questa città che è stata la capitale della musica italiana, e poi l'abbiamo fatto attraverso le foto, i racconti, i biglietti dei concerti. Insomma è un libro oltre che da leggere, da vedere fisicamente. Difatti il formato sarà 1:3 più o meno, però finché non lo vedo in stampa non mi fido, nel senso che adesso o manca la carta o manca il cartoncino o c'è il tipografo in ritardo, cioè adesso è un periodo dove vedere i libri finiti è un miracolo, nel senso che è veramente complicato farli, però anche quello lì è una grande mia passione. Non a caso io ho la maglietta di Pearl Jam addosso, perché io nasco come giornalista musicale. Io ho fatto per una 30 anni le recensioni dei concerti, le interviste ai cantanti. Quando mi hanno detto ti va di fare questa cosa, l'ho fatto volentieri, e poi ho trovato dei partner diabolici, perché nessuno, quando gli abbiamo chiesto possiamo farti un'intervista, ci ha detto di no, cioè ci hanno dato la disponibilità a farla, e quindi avete un'idea anche di come la musica abbia cambiato l'Italia, insomma, in tanti anni. L'idea era di farlo non con un'enciclopedia, ma con un libro che fosse più popolare, narrativo, insomma, credo che siamo riusciti a farlo. Poi dopo, se riusciamo a portarlo qua, poi mi direte voi quando lo vedete. Soprattutto, secondo me, sarete lì a dire questo ce l'ho, questo non ce l'ho, questo. E poi ci sono le foto di Renzo Chiesa che ha fotografato tutti, anche sulle copertine dei dischi. E poi è partito proprio con una roba di complicità del tipo: ah, ma ci mettiamo anche Tisi. Ah no, guarda, ti do il numero anche. Ma no, ma chiama anche lui, che secondo me è come aver fatto un super concerto. E non so, c'è Ricky Gianco, c'è Fariselli degli Area, e tra l'altro se siete liberi vi consiglio di andare il 18 di novembre, per chi ama quel genere musicale, fanno una festa per i 50 anni della Cramps al Teatro Gaber a Milano, dove ci sono Finardi, Camerini, gli Area, Lucio Fabbri e Gio Squillo, che fanno un concerto intero, saranno tipo 4 ore, una roba così, dove fanno tutto il repertorio anni 70-80 di quel periodo lì, perché festeggiano l'etichetta. Curiosamente noi che stavamo facendo il libro siamo entrati di sguincio anche in questa cosa qua, però è molto bello, perché la cosa che ho notato negli ultimi mesi, oltre al desiderio delle presentazioni, è il desiderio dei concerti da parte del pubblico, ma anche da parte degli artisti, e tutti quelli che ho visto io di artisti già insomma avanzati di età sono stati uno più bello dell'altro, perché io ho visto a San Siro i Rolling Stone, meraviglioso. Sarà forse l'ultimo che vedo dei Rolling Stone, ma strepitoso. Ho visto i Deep Purple questa settimana con i Jefferson Starship, strepitosi. E poi per gli amanti della techno, o comunque del rock elettronico, eccetera, ho visto Pet Shop Boys e Kraftwerk a distanza di una settimana agli Arcimboldi, anche quelli bellissimi. L'essere stati chiusi in casa ha portato i musicisti sicuramente a suonare anche in un altro modo. Non oso immaginare cosa sarà Springsteen l'estate prossima, perché anche lui non vede l'ora insomma di tornare live. C'era quindi il biglietto, ci ha preso. E c'è Monza, voi andate a Monza, che è quella più vicina, cioè, ovviamente. Poi credo che ci sia l'imbarazzo della scelta di cose da andare a vedere. Io, per dire, mi sono già preparato, c'ho già quello per andare a vedere i Cure il 4 novembre, e adesso c'ho mia figlia che dice: papà, andiamo a vedere i Depeche Mode, È che San Siro è cacofonico e quindi non mi fa impazzì, tanto che sarei pronto a traviarla dicendogli andiamo a Bologna al Dallara, che magari si vede meglio. E poi vabbè, per gli appassionati di musica, tra 2 settimane esce il nuovo disco di Guccini, se non lo sapete, che è un disco di canzoni ritrovate o ricantate che facevano parte del repertorio che lui faceva in Valera. Aveva giurato che non sarebbe più tornato a cantare, invece anche Francesco Guccini ci regala questo nuovo disco, quindi lo so già che andrete a chiappare anche quello. Vabbè, per cui se trovano la carta, l'inchiostro, sì, il cartone, vi porto anche qualche musicista, prometto. Ci rivediamo qui, una promessa. Sì, ci vediamo qua a dicembre, così festeggiamo anche questa cosa qua. Grazie. Intanto grazie a voi per essere venuti.
Sei contento?